Ti spiace stare vicino a te? No, oggi no. Oggi no. Oggi c'è sto problema che c'è un'aria pesante. Ciao ragazzi. Vai pure lì. Vai lì. Ciao Yuri. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Però non è che mi puoi chiamare qua, se questo qui è infestato. Un po' acciaccato. Ragazzi, però ascolta, però Eligio ha il dovere, eh. Va detto. Sì, sì, Eligissimo. Va detto. Tieni un braccio di distanza, fai come militare. Ok, distanza, ci siamo. Perfetto. Okay. Perfetto. Ecco, questo è un esempio di come dovrebbe essere un italiano. Costipato, sì. Inutile. Esatto. Lasciamo perdere il resto, ma al lavoro. Però diciamo, non è che c'ha il raffreddore, non ha il raffreddore classico. No, per ha un problema di ritenzione. E da una parte brutta, neanche una parte di ritenzione, esatto. Di non ritenzione. Vogliamo bene lo stesso. Oggi è così, ragazzi. Parla verso Pasquale, grazie. Che oggi è così, ragazzi, non fateci caso. Va bene, Marino, ciao. Eccoci qua, ciao caro. Ci abbiamo detto un incrocio, a lui la mano non la do. No, 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 niente da fare. No, te la do lo stesso, guarda. Eh sì, vabbè, ascolta, guarda che gabinetto di là, io te lo dico. Se devi correrci. Allora, abbiamo un incrociatore qua dietro. Non oggi, proprio stellare. La mia BMW preferita, perché poi ci piace sempre anche i tuoi gusti. I tuoi gusti li conosciamo. Perché la serie 6, giusto una 6 questa. Questa è una 640 Gran Coupé. Esatto. Gran Coupé, per cui è diventata 5 porte, cioè 4 porte. Non lo so, a me non fa impazzire, sinceramente. Sappiamo tutti che tu dalla BMW vorresti il bel 4 cilindri con la M sì, in mezzo. Dai, che bello, un bel 6. Solo esatto, 6 cilindri esatto. È stato un gran godere, lo sapete. Esatto. Allora, che cosa deve fare? Proprio un diesel? Parliamo di allora, qua parliamo diesel. Di un signor diesel, sì. Un riferimento sui 3.000, perché comunque BMW come prestazioni a livello di 3.000, se non è al top, comunque ha pochi rivali in tal senso. Adesso qua il cliente, che è un nostro cliente tedesco, quindi non ha problemi di limitatori di velocità, eccetera, in Germania sulle autobahn, ci chiede la massima prestazione unitamente a togliere il limitatore di velocità. Sapete che le macchine, soprattutto di questa steppa, di questo livello, al giorno d'oggi sono auto limitate spesso e volentieri a 250 all'ora. Inutile dirle che già di serie probabilmente potrebbero passare questo limite, che, vabbè, detto fra noi non è neanche. Da noi 250 basta ed avanza per quello che si può andare. Invece questo signore che fa avanti e indietro la Germania, quindi ha la possibilità di sfogarla, fra virgolette, laddove si può correre, ci chiede di liberarlo completamente. Quindi noi oggi faremo, oltre al classico rullata prima, rullata dopo, per vedere cosa guadagna una macchina di questa macchina, e credetemi che guadagna veramente tanto, faremo proprio anche un test poi di velocità di punta, per vedere se tolta dal limitatore di velocità questa vettura dove può arrivare. È puramente accademico, non è una cosa che poi ci interessa, ma per vedere proprio la potenzialità di questo motore. Esercizio. Cosa esatto. Che non abbiamo potuto fare con la Mini 1003 Cooper, giusto? La Mini 1003 Cooper, magari, sai che c'è città alta qui, in certe condizioni avremmo potuto. Va bene, dai, okay. Rulliamo. Proviamo dai. E sì, via. Certo. Okay. Sei distante da Yuri. Yuri, lontanissimo. Eccoci qua, Marino. Pronti, via. Eccoci qua. Rullata originale, vettura che ha mantenuto le aspettative. Di serie ha fatto 543 Nm di coppia, 320 cavalli. Calcola che questa è una versione che di serie dichiara 313. Quindi leggermente sopra dichiarato. Oggi carica. Temperatura eccezionale, cosa che fa impressione. I giri che può raggiungere, è un biturbo, d'accordo, quindi fatta, però questa macchina può chiaramente, con un taglio piuttosto netto. Convinto, poi a un certo punto quella sviluppa ben 5.400 giri, e stiamo parlando di un diesel, cosa che io non vado molto lontano, fino a 10 anni fa era pressoché impensabile. Ha cominciato forse proprio BMW con il biturbo a cominciare a utilizzare tanti giri, non dico da benzina, ma ci si avvicina veramente vertiginosamente, e fra l'altro li sviluppa anche bene, perché come possiamo vedere a curva di coppia c'è il solito picco di una macchina turbo diesel, quindi abbastanza basso di giri, però non ha il classico calo poi, grazie proprio all'intervento della seconda turbina che garantisce anche un certo allungo. Perfetto, per cui adesso cosa fate? Lo solito schema, andiamo a leggere il file, yes. Lo modifichiamo, anzi lo facciamo leggere all'imbuto umano. Esatto. Sì, comunque noi stando lontane, dopo io svilupperò il file, e lì toglieremo anche il limitatore di velocità, così poi vedere nel secondo test che faremo dove può spingersi questa macchina qui. Prima
andiamo sui cavalli, andiamo a vedere cosa riusciamo a tirargli fuori. Va bene. Hai della macchina in ufficio per lavarci? Sì, prova a chiedere di là. Secondo me c'è qualcosa. C'è anche la mascherina. Non fidarti. Va bene. Vado, grazie, ci vediamo. Ciao. Allora, e voilà. Step 1, discreto, molto bene la coppia, non benissimo i cavalli, perché questa macchina ha una potenzialità superiore. Siamo adesso comunque alla prima prova, abbiamo già raggiunto i 652 Nm, che non sono patatine, e siamo arrivati a 350 cavalli. E la sovrapposizione delle curve poi fa capire già, soprattutto a livello di coppia, via dicendo, cosa è già cambiata la macchina. Però siccome appunto qua abbiamo un cliente che ci sta chiedendo la velocità di punta, dobbiamo migliorarla anche in questo frangente. Okay, in qual senso non ci siamo, quindi ci rimettiamo la mano, sì, e andiamo a cercare di più là in alto. L'obiettivo, diciamo, è cercare di raggiungere almeno i 370-380 cavalli, e dobbiamo riuscirci perché è una macchina che la potenzialità ce l'ha, e come. Quindi andiamo a riprovarci. Va bene. Ok. Hai riscritta? A posto. Vai, ma secondo dov'è? Tentativo. Sì, io provo la seconda volta, ma la domanda è un'altra. Dov'è finito l'inutile? Dietro. Io è ancora bagno. Stare vicino a te perché poverino. Ho paura del contatto. Poverino. Già, fra l'altro, continua, ha già perso parecchio. Sì, sì, sì. Dai, su, quanto hai fatto? Dimmi quanto hai fatto, dai. Vediamo se il tuo piede magico riconosce. Quanto hai fatto? Ho già visto, sarei fasullo. Porca miseria, che occhio di lince. Tanto che 3,70. Adesso, a livello prestazionale, siamo molto contenti. 731 Nm di coppia, spaventoso. Ma soprattutto, 389 cavalli. Stiamo parlando, non dimentichiamolo mai, non di un 5000, di un 3000 biturbo diesel, incredibile direi. Veramente anche nella sovrapposizione dei grafici, chiaramente vediamo sempre le solite cose che siamo abituati a vedere, stessa uguale la dissipata per tutte e tre le prove, però l'esponenziale aumento sia di coppia che di potenza in tutti e due i step che abbiamo fatto, quindi molto molto bene. Adesso non ci rimane che l'ultimissima prova, quella della velocità di punta, quindi faremo riprendere quella effettiva, perché il contachilometri qui a 260 km/h si ferma, finisce proprio la scala, quindi non le vediamo da là quanto sta facendo per davvero. Da qua andiamo a vederci invece proprio quella che potrà fare. Domanda, settimana scorsa ho fatto come al solito una delle mie figure da imbecille, perché la Mini, quando mi ha fatto la Mini 1300 Cooper, segnava 190 quasi, segnava 188 cavalli. Mi hai spiegato, giustamente, non c'è l'aria, non c'è... Esattamente, manca qui parecchio. Quel dato che vedremo è... Adesso, quella Tesla era stata fatta durante una prova potenza, quindi c'era in presa. Questo invece viene inserito nel rullo, la velocità effettiva, quindi andremo a vedere con tanto di peso, freno e via dicendo cosa può raggiungere questa macchina in termini di velocità di punta. Quindi è proprio quella che raggiunge la macchina. Dove ti aspetto più o meno? Dov'è che ti aspetto? Ma io vorrei vedere da queste parti, quella zona lì. Sì, ci piacerebbe. Stica. Ci piacerebbe parecchio. Come si dice in inglese? Stica. Ho anche sputato, hai visto? Hai preso un palloncino. Tu ora contagi me. Oh, attento perché sputa anche lui, non dalla bocca. Lui ti contagia col mio sputo. Non dalla bocca, ma sputa. Oddio, vado via.
Franco, questo odore di gomme termiche non ti piace. Sento un odore di gommata che si scioglie sul rullo. Allora, abbiamo visto cos'era, 2,85. Io ho visto 87. 7, sì, 7, giù 7. Di lì, ecco. È un po' ferma, eh. Faccio una premessa che poi va fatta anche giustamente a casa ai vari tedeschi sì. che vorrebbero fare anche queste cose. Una cosa importantissima, io sono arrivato a toccarla, ho mollato alla svelta perché c'è una cosa stra importante, stra determinante. Questa vettura, adesso le ruote si fermano, ha le gomme invernali. Quindi se volete andare in Germania a fare le corse, benissimo, più che volentieri in pista anche, però queste velocità con le gomme invernali per strada non si possono assolutamente raggiungere, non si devono, proprio una questione di pura sicurezza. Certo, esatto. Sentite l'odore che fanno qui, immaginatevi magari dopo una... Io pensavo fosse Yuri, invece no. No, no, sì, no, è la gomma. Tipo questa di odore. Lo so. È la gomma. quindi vi raccomando, perché spesso si tende a trascurarla questo fattore. Tu vuol dire, qui ha messo 2,87, vuol dire 2,95. Sì, 2,90 li passa con una certa scioltezza. Avete visto anche che non ci ha impiegato chissà che ad arrivarci. Quindi è veramente, un 3.000 diesel, è veramente ragazzi, notevole. Pazzesco. Quindi quando si vede, quando si parla e si dice che un 3.000 diesel è stato dietro al classico esempio, a una Ferrari, proprio c'è qualche rischio questa che proprio la cosa sia vera. Però mettersela dietro è dura. Insomma, 2,90 di punta con una certa velocità, poi chiaramente dopo i 250 con una certa fatica, ma 250 stiamo parlando di una velocità veramente importante al giorno d'oggi, quindi incredibile. Notevole. Altra grandissima lezione da carburatore. Perfetto. Marino, la prossima ne prepariamo una veramente tosta che sarà la premettiamo. Scherzate, per cui... parleremo del FAP. Sì, quindi bene. La prossima è veramente importante perché non si parlerà solo di prestazione, aumento, decremento, limitatori, via dicendo, ma ne spiegheremo velocemente il funzionamento. I disagi, i vantaggi, gli svantaggi, non tanto questo nel retorico, che le varie considerazioni che serva o meno le lasciamo a chi di dovere, ma proprio tecnicamente cosa causa molto, nel molto bene e bene. Nel male sulla macchina. Va bene, perfetto. Esiste anche il FAP. Adesso ne applichiamo uno all'inutile. Invece di guarire, magari. Adesso applichiamo il FAP all'inutile. Che vabbè, vediamo di guarire. Grazie per avermi lasciato vicino. Hai visto a anche voi. Il colore? Sì. Impressionante. Da sono due o tre tonalità fra il bianco e il verde. Verdone, olivastro, giallo. Vai da Roma. Pasquale che ci tiene tanto. Adesso dai. Arrivo Pasquale. Stallone italiano. Adesso stallone italiano. Ciao ragazzi. Carburatorebergamo.it sito, giusto? Sempre quello. Sempre, non l'avete cambiato nel frattempo? No. No, va bene. Volevamo cambiarlo visto le problematiche di Yuri, ma al momento va bene tenuto. Quello. Ok. Ciao, affrontiamo. Ciao. Guarisce. I'm on the road again, I'm on the road again.